Bella zii, andiamo a mangiare la carbonara da Luciano, il re della carbonara, come lo chiamano i turisti, The King of Carbonara. Lui è diventato famoso facendo da chef da Pipero, un ristorante altrettanto famoso. Poi ha deciso di aprire il suo locale. Abbiamo una carbonara che non costa troppo, però non è manco alla portata di tutti, 15 euro al centro ci può stare, ma se ti aspetti il piattone di carbonara che punta sulla quantità, è un po' rosichi, è un po' di grigni i denti. Mo' non è che è il ristorante stellato che punta sull'esperienzialità, però manca riempite come una botte. Sono piatti giusti, che fanno un'esperienza però da stare sopra le nuvole. Vedi, qua tre durigatoni che non ce l'avresti messi. Però, ti assicuro, una delle migliori carbonare di Roma. Ma pure la cacio e pepe, che mi è piaciuta meno della carbonara, però anche quella si difendeva bene. E dovresti andarci? Sì, dovresti volare pure tu su sta nuvola morbida. E poi quando atterri, mi fai sapere.